E sono qui già con un ospite speciale che tra poco salirà sul red carpet, Alex Chiaro, corrispondente per il consolato italiano a Filadelfia. Prego, la invito a salire. Buongiorno. Buongiorno. Niente, sono il rappresentante del consolato italiano di Filadelfia, Alex Chiaro, e sono il rappresentante consolare, quindi il console stasera, il dottor Canapari, per altri impegni non ha potuto venire. Dà il benvenuto a tutti, all'associazione di Oggi e Domani. Cosa significa per lei l'associazione e cosa rappresenta? Ma niente, l'associazione per promuovere quello che fanno, riuniscono tutti i connazionali italiani, maggiormente l'associazione siciliana che rappresenta tutta l'Italia. E siamo fieri di questo qua, perché non solo sono i rappresentanti solo loro, ma nello stesso momento vediamo che si impegnano con le famiglie, i bambini e i giovani, che logicamente questo è il nostro futuro, degli italiani all'estero. Siamo orgogliosi di stare qua, rivedo, porto i saluti non solo di Filadelfia, del consolato, ma di tutti, e un augurio per tutti coloro che sono stati premiati. Grazie. Che significato ha essere immigrati italiani in America oggi? Ma oggi la parola immigrati non si usa più, grazie al nostro ministro Tremaglia che aveva abolito questa parola. Oggi noi siamo i veri ambasciatori dell'Italia, gli italiani all'estero. La parola immigrati è stata abolita. L'italianità che portiamo noi qui, anzi veri italiani siamo noi che stiamo qui all'estero, perché noi portiamo il nostro tricolore, la bandiera italiana alta, e siamo orgogliosi di essere italiani, e quindi questa è la nostra missione che facciamo qua in America. Esatto. Poi scopriremo meglio di cosa si tratta l'associazione Io di Ieri, Oggi, Domani, però so che ci tiene molto appunto a incentivare gli immigrati in America, emigrati in America e nel mondo, comunque hanno una marcia in più, o comunque ci tiene a sponsorizzare la cultura italo-americana e nello specifico del paese, del comune di Carini, Sicilia. È lei un carinese? Yeah. O Carini? Come si chiamano innanzitutto i... Carinesi. Carini. No, io sono napoletano e sto in rappresentanza consolare, appunto perché consolo non ha potuto venire. Niente, l'associazione, quello che fa, che promuove tutti i casi bisognosi, dà il scholarship a coloro che hanno bisogno, che sono bravi. Ed è una cosa molto giusta e brava e buona quello che si fa, quello che facciamo. Più avanti si va, vedete stesso voi il lavoro che fa l'associazione, che è un lavoro grandioso, e noi applaudiamo questa cosa qua, perché grazie a noi che stiamo qua, comunque noi la nostra collaborazione, la nostra partecipazione, portiamo altra la nostra bandiera. Grazie. Okay. Grazie. E adesso abbiamo altri ospiti, gli sponsor di questo evento, di questa serata, e buongiorno. Anzi, buonasera. Sì. Io mi chiamo Sandro Sacco e rappresento una compagnia che si chiama Infinity Fire. Uh-huh. E facciamo il sistema del fuoco per le capanne dei ristoranti, extinguishers. E cerchiamo di dire tutto quel che faccio. E lei italo-americano? Sì, italo-americano. Adesso sono metà italiano, metà americano. Beh, innanzitutto complimenti per il suo italiano, cioè io veramente, è difficile come lingua, e anche come la cultura. Mi parli della cultura italiana e cosa ne pensa, come le ha influenzato la vita? Mi ha influenzato molto, mi piace tanto, perché è parte mia, è parte nel mio cuore, ma intanto ecco perché io mi trovo con tanti italiani, amici e famiglia, e vado tutte le parti tra questi tre stati, New Jersey, Pennsylvania e più Delaware. Allora mi trovo bene con tutti. Quindi, diciamo, nonostante lei è vissuto in America, comunque negli Stati Uniti ha subito anche la forte cultura italiana, perché ci sono gli italiani. L'ho mantenuta e mi piace tanto, e vado avanti in questo modo. Ok. Grazie. Avanti il prossimo.
sponsor. Avanti il prossimo. Buonasera. Ciao. Il tuo nome, il suo nome? Mi chiamo Vincenza Vallelunga e sono da un anno e mezzo, vivo negli Stati Uniti, rappresento per la East Coast degli Stati Uniti, nello specifico per gli stati di New York, di New Jersey e della Pennsylvania, un'azienda italiana che è la Forno d'Asolo SPA, azienda leader in Italia nella produzione di prodotti da forno e di pasticceria surgelata, che ha da qualche tempo intrapreso una iniziativa rivolta alla possibilità di esportare, di far avere e quindi dare la possibilità anche all'estero e agli Stati Uniti in particolare, la possibilità di avere i nostri prodotti. Si tratta soprattutto di prodotti da forno, nello specifico croissanteria, classici cornetti italiani, che auspichiamo possano in questo mercato che a nostro avviso ha tanto bisogno di prodotti di qualità come possono essere, come sono quelli della Forno d'Asolo, possano avere un riscontro positivo. Ringrazio a tal proposito Salvo Marsala e tutti i componenti dell'associazione IIOD che mi ha dato la possibilità di poter essere questa sera qui presente e spero di poter condividere con loro la possibilità di divulgare e promuovere questa gamma di prodotti tutta italiana. Esatto, anche perché la cucina italiana è una delle favorite qua in America e soprattutto New York, East Coast. Quella che è la cucina italiana, quello che è l'healthy nel cucinare italiano è sicuramente il nostro biglietto da visita fuori dal territorio nazionale migliore. Continuiamo allora in questa strada e cerchiamo di far sì che tutti possono avere i vantaggi e i privilegi che si hanno quando la mattina si va a fare colazione al bar in Italia. Diamo la possibilità anche agli americani di poter fare colazione all'italiana. Esatto. Grazie a Forno d'Asolo. Grazie Forno d'Asolo. Esatto, è una cosa magnifica. E poi quale tipo di croissanteria? Cioè, specificatamente con il bombolone, con i classici craffini all'italiana, c'è una gamma di cornetti che spazia dai ripieni più tipici a quelli più particolari, come possono essere i cornetti al pistacchio, cornetti al cappuccino. E adesso una nuova linea recentemente premiata da una rivista di settore che è Bar Giornale come prodotto innovazione dell'anno, una linea tutta vegana che consente anche a chi ha intrapreso questa scelta di vita di poter assaporare i prodotti tipici di una buona colazione senza avere la necessità di utilizzare ingredienti come burro, latte, eccetera. E questa è una cosa importantissima da dire perché si sa che il vegan adesso... Il vegan è un qualcosa che si sta parecchio espandendo e quindi ben venga la possibilità di avere gusto senza necessariamente utilizzare ingredienti provenienti di origine animale, ecco. Esatto, infatti io ti ringrazio tanto. Figurati, e grazie a voi. Dovremmo avere qualcun altro che sale sul red carpet con un altro sponsor e grazie mille, è stato un vero piacere conoscerti. Grazie, e ci rivediamo dopo. Grazie a voi, arrivederci. E facciamo salire sul red carpet il signor sponsor della serata, Antonino Lopresti. Molto piacere di conoscerla. Allora, ci parli un po' di IOD, ieri, oggi, domani, l'associazione. Io faccio parte dell'associazione, sono stato vicepresidente per 4 anni, ho detto adesso ho dato spazio ad altre persone, è buono che si cambia, faccio parte da questi 7 anni a questa associazione, siamo tutti contenti e siamo qua. E come si compone il consiglio istitutivo? Ci riuniamo, facciamo riunione per cercare di aiutare, abbiamo fatto abbastanza... Cosa vuoi dare il paese carini, dove veniamo noi tutte. E c'è un vero e proprio statuto con tutte le regole. Come fa un italiano italo-americano se dice vorrei fare parte dell'associazione, vorrei essere membro, come si fa? Prima si pagava, adesso non si paga più. Tutti sono, chi vuole entrare può entrare. Abbiamo incominciato, amici mi hanno chiamato, vogliamo fare questa associazione, l'abbiamo fatta, ho incominciato il mio ristorante a fare la riunione. Siamo andati avanti così. Ci sono dei requisiti particolari? Cioè bisogna essere per forza carinense, italiano, o si può avere anche solo diciamo una radice italiana? Mi dica lei. Siamo tutti quasi carinese, però se qualcuno vuole entrare può entrare, non sono non limite. Quindi è aperto. Ah, bene, quindi invitiamo tutti a
diciamo aderire, join us, giusto? Sì, sì. Va bene, la ringrazio. Mi sa che c'è qualcun altro pronto a salire. L'uomo dell'anno. L'uomo dell'anno. Hi, you are man of the year, right? Yes, I am the man of the year. Thank you very much. I'm very honored. It's a pleasure to meet you. And so I would like to know more about the association. And what do you think? I think it's a wonderful association. When I was younger, I didn't know it existed because my grandparents came from Kearney in the early 1900s. And I didn't realize there were so many people now that came from the same village. And I just visited for the third time in October. And met many people there and got the sense of the Kearney spirit. And I think the Kearney spirit lives in me and helped me be a success in life. Oh, wow. This is amazing. The fact that you are so, you know, close to your culture, your origins, because, you know, your parents are Italian. And so you still appreciate your origins. But I would like to know more about the fact that you will be, you will get an award, right? I don't know. Thank you. The association chose me to be the man of the year, and I'm really honored by that. And I'm meeting all these people that came from the same village as where I came from, and they're all wonderful people with a warm heart. Mm-hmm. And I was introduced to this by Carmela Grifo Marsala, who was last year's winner. She was the woman of the year last year, a wonderful person, and she introduced me to the association. So now I feel I have all these new friends and family that go back for a long tradition, hundreds of years. That's really great. Also, I had the chance to read, you know, the list of the night. I don't know what the plan. Yeah. So I noticed that you will be, you know, you will have an award, and so. How the culture influenced your life or culture, and I'm going to speak to it when I accept the award tonight, but it really, I have a number of some values came to me which I came in contact with. First, family comes first, right? That's a Kearney culture. Yes. And family's very strong with me. Family comes first, and it's all about connecting with your family, helping your family, being tolerant of your family. Mm-hmm. Next is hard work. People from Kearney are very hard workers, right? And we came to this country to be a success, and everybody's here working hard to be a success. That's from Kearney. The other one is respect for the church, mm-hmm. right? I think everybody doesn't go to church all the time, but I think they have a basic respect for the values of the church. And another one is entrepreneurism. Many of the people here, they all have their own businesses. When I grew up, everybody had a business and then influenced me to start my own business too. So I had the spirit of making it in America, starting your business, working with your family, and I got all that from Kearney, and I didn't even know it. So did you ever been to Kearney? Three times, and I was this year in October. Oh, wow. My brother Michael arranged a trip. I was there with all my brothers and my cousins, and it was wonderful. Yeah, I know. I bet it's wonderful. I never been personally, but I you know, it's there is a big piece of culture, like a castle. Am I right? Yeah. There's a castle. It's been there since 1100, but there's a rich tradition of these families, and they've been there, and there's a really strong culture that I really got in touch with, yeah. And through Carmela, what a wonderful woman. Well, Carmela, I would love to talk to Carmela. Oh, Carmela, she's the one introducing. She was last year's Woman of the Year. Can we let's invite her up here, and I'll pass it over to you. I would love to. Okay. No, you can both. Okay. She can come on this a record. This is Carmela Marsala Grifo, born in Kearney. Hello. Piacere. Molto piacere. Ciao. Carmela, allora, com'è stato l'anno scorso? Che emozioni ha avuto di ricevere appunto questo premio? È stata una cosa emozionante perché io sono venuta da Kearney, avevo 10 anni, quindi si può dire che sono cresciuta qui in America, però i valori che ha descritto Marco, il di lavorare, di studiare, di andare avanti, e adesso questa organizzazione che hanno fatto Kearney IOD è proprio quello che dobbiamo fare. E di promuovere la nostra cultura, il nostro paese. Esatto. Diciamolo appunto, l'associazione
promuove la cultura italiana, la cultura carinese e anche italiana. Siciliana più che altro, però sempre italiani, diciamo la Sicilia è molto importante per noi e per tutti quelli che siamo qua adesso e anche per i nostri figli, perché Marco è la terza generazione, io ho due bambini che adesso sono studenti americani, fanno parte degli Stati Uniti, però la cultura nostra siciliana la dobbiamo impartire ai nostri figli e così continua. Anche perché siamo molto fieri di essere carinesi. Sì, e anche perché qui ci sono moltissimi siciliani. Qui ce ne sono tanti. Soprattutto in questa zona di Morristown, Cinnaminson, qui nel South Jersey, siamo in tanti carinesi, ma anche i siciliani. Ci sono tantissime associazioni siciliane, and there are a lot of associations that are Sicilian, a lot of Sicilian here, especially in the East Coast, right? I'm from Milan, so I feel like, oh, a lot of that. And then it's cool because, you know, you see a lot of people so proud of their Sicily and their product, and that should be like that also in Italy. I think like they should appreciate more. Yes. We do. We deeply appreciate it. And the older I get, the more I'm in touch with how important it is and how much influenced my life. So I'm very proud to be from Carini and to be from and be an Italian. Prendiamo quindi esempio dall'associazione, anche per gli amici italiani che ci seguono. Comunque è bello essere italiani e siciliani. It's wonderful to be Italian and Sicilian and carinense, right? Carinese. Forza. Italia. Forza Italia. Forza Italia. Forza Italia. Forza Italia. It's difficult to find a place like Italy, right? It's so difficult. We are unique in our style. So, è stato un vero piacere. Io, tra l'altro, devo farti i complimenti per il tuo inglese, perché infatti l'ho capito subito. Ho detto, wow. Sei stupenda. And thank you so much. It was a real pleasure to have you here. Thank so you. I think we probably have somebody else. Abbiamo un video quindi su Carini direttamente in onda, vedete il video e poi torniamo qui insieme. Attacchi il cielo, tutti copeggi contano errori, così presenza che sparda lo velo, chi mi ricorda sta storia d'amori, cantava d'amori un grido cantato, cantava. Sabato scuro d'un mese assai fritto, vinni lo tempo della morte tu grido, sparato a pavento un cielo fuoco d'amore, chino di scanto e d'immenso dolore, la baronessa granciuri d'aprile. All'unico amore covato di dica ed ora ho solato lo vidi chi morì cantava d'amore un grido cantato cantava d'amore allo soggicchio adorato.
meraviglia di tutto il mondo, di chi ansia dolore, la morte d'un ciuri pricurpa d'amore, ripli di baci di figli assassino, non t'abbastaru li grandi ricchizzi, lo potere, l'uomo, l'orgoglio infinito, di lutto sanno, sicchino di stizzi. Cantava d'amore un grido incantato, cantava d'amore allo soggicchio adorato, cantava d'amore felice e contento, cantava d'amore e non contava il tempo. E siamo tornati al Marion Hotel, siamo qui con il signor Tony Di Carlo e con Sophie and with the son Christian Di Carlo. Christian Di Carlo. Allora, qual è il vostro ruolo nell'associazione? What is your role in this association? Well, io rappresento l'azienda Roma Food, che infatti noi veniamo tutti gli anni, perché molti dei nostri clienti che vengono da Carini sono i clienti della nostra azienda, che sarebbe, come ho detto prima, la Roma Food. Rappresentiamo tutti gli anni, veniamo qua, per noi non è un piacere, è un dovere, è una cosa di tutto, perché questa gente da noi che ci stanno dando business da oltre 60 anni, rispetto per loro noi siamo qua. Are you from Carini, il comune di Carini? No, no, io vengo dall'Abruzzo, dalla provincia di Chieti vengo io. Mi trovo in America dal 67 e lavoro per l'azienda Roma Food dal 1980. Come ripeto, la maggior parte di questi signori di Carini li conosco quasi tutti quanti, oppure tutti quanti conosco. Mm-hmm. Sì. Do you guys come here every year because this is an annual event? Sì, sì, noi rappresentiamo tutti gli anni, veniamo qua, stiamo venendo da questa festa dall'inizio, quando è cominciato, tutti gli anni veniamo qua a rappresentare la nostra azienda, come ho detto, perché la maggior parte di questi signori sono tutti clienti della nostra azienda, sono. Mm-hmm. Sì. So you come with your son that he also has a business, right? I would like to know more about your business and how do you like the Italian community, because you're half Italian, right? Or you're Italian. Italian, you're full Italian, so amazing. Yes, I also work in the Italian community a lot, with a lot of Italian pizzeria owners, restaurant owners. I'm in the finance industry, so what I do is a lot of retirement planning and business planning for a lot of Italians and everyone in the Italian community. Mm-hmm. So do you come also with your dad every year? This is my first year here, actually. This is my first time. So I hope you will enjoy the night with, you know, a lot of Italian culture here, because we are all from Carini, almost, right? So did you ever been to Sicily? No, never been to Sicily. I've been to Italy, though. Oh, where? Just where? Solo Abruzzo. Oh, he told me he didn't speak Italian, but look. Solo Abruzzo, you speak very well, so with a good accent. So, what else? So, I think we have, do we have some, oh, no, not yet. Soon we will have on Skype, which one, the president? No, I don't know, who was going to come? Il sindaco. No, non sapevo come si dice sindaco in inglese, scusa. Mayor. Ok, quindi il sindaco sarà tra poco in linea con noi attraverso Skype, e per ora attendiamo, ci sarà qualcun altro presto qui con noi sul red carpet. See you later, quindi, va bene? Thank you. Voglio dare un saluto, un ringraziamento alla comunità di Carini che ci sopporta noi da oltre 60 anni, auguri e buone feste e buon divertimento. Grazie. Grazie, prego. Ciao. Grazie. Vedo il signore. Siamo qui, tra poco attendiamo, insomma, il sindaco in linea su Skype. Mi dovranno far sapere dalla direzione, dalla redazione. Ok, video, pausa e torniamo tra poco.
E sono in collegamento audio con il sindaco di Carini. Salve! Sì. Parli in diretta. Buonasera, il suo nome dica ai nostri ascoltatori, ai nostri all'audience il suo nome. Giovi Monteleone. Giovi Monteleone, allora, innanzitutto grazie per essere qui in video con noi, collegamento. Dunque, ci parli un po' del comune di Carini e della sua cultura, dell'arte, perché comunque sappiamo che innanzitutto è un comune di quanto? 38.000 abitanti? 38.000 e? Diciamo, magari qualche abitante in più. 38.000 e? Carini, 70... praticamente in continua espansione demografica per la vicinanza alla città di Palermo, e quindi moltissimi escono dalla città e preferiscono venire a abitare qui a Carini, e quindi praticamente abbiamo una media di residenti che si spostano da Palermo di più di 1.000 residenti l'anno. E prende il nome, vabbè, innanzitutto il comune prende il nome dal Golfo di Carini, giusto? E ci sono tantissime... È il golfo che prende il nome da Carini. È il golfo che prende il nome da Carini, comunque tutti e due Carini. Ho giusto? E io, vabbè, innanzitutto so che il comune è arte, cultura. Ci parli un po' del comune di Carini. Ma guarda, il comune di Carini, come ha detto lei giustamente, il comune di Carini ha una grande identità storica. Fin dai tempi paleocristiani, stiamo parlando pochi anni dopo la venuta del Cristo, davvero che lo testimoniano la presenza di catacombe. Catacombe anche alcuni elementi che sono stati trovati in una zona archeologica che è ancora tutta da scoprire, con la San Nicola, chiamata proprio Cantata San Nicola. I suoi nonni ricorderanno a Carini la Cantata San Nicola perché c'era una basilica dedicata al vescovo, appunto, poi San Nicola. Quindi è molto antica. Poi naturalmente il castello, che è il Medioevo, fino al 600-700, e poi con Carini era praticamente il capoluogo di un feudo che si estendeva fino allo Zucco, e c'era anche il principe di Carini. E poi Carini negli anni, poi il 900, è stata una piana che era piena di agrumeti. Poi negli anni 70 ha cambiato completamente i connotati, nel senso che da una realtà agricola si è trasformata in una realtà industriale, industriale, con una grande inserimento industriale che era l'Italtel, che fornisce ancora dei prodotti elettronici ad altissimo livello, purtroppo un po' in declino ultimamente per la crisi industriale. Poi è diventata Carini la zona di villeggiatura dei palermitani, ma adesso con gli anni 90 è diventata invece una zona di residenza, cioè praticamente che erano semplicemente residenziali dell'estate, stagionali, sono diventati ormai luoghi di residenza per tutto l'anno, e vivono qui a Carini moltissimi provenienti da Palermo. Cioè praticamente ormai forse la maggioranza della popolazione di Carini non è più, virgolette, carinese, o meglio ancora, non è di origine carinese, ma di origine di Palermo. E quindi ecco, si è trasformata Carini, è diversa da quella a cui l'hanno lasciato gli emigranti di due generazioni fa. Quindi si trova anche, naturalmente, con tutte le conseguenze, i problemi conseguenziali che deriva da questo cambiare continuamente, la propria fisionomia. Ok, la ringrazio molto per essere in diretta con noi, e adesso la devo salutare, abbiamo un altro ospite degli sponsor della serata. Un saluto, innanzitutto la salutano tutti gli sponsor, guardi, che belli. Io sto facendo un... Eccomi, e sono qui con il signor... Salvatore Profaci, Grandi Cheese Company. Mm-hmm. So, what does it mean for you to be... Are you Italian-American, first of all? Italian-American, yes. What does it mean for you to be an Italian, in America, Italian-American? Oh, very proud. My grandparents were born in Sicily, Carini. It's an honor. It's an honor? Yep. So
So, what brings you here, and tell me more about your business and your association? For the Grande Cheese Company, a lot of the members of the Carini IOD have restaurants where our product ultimately winds up, and you know, we just want to congratulate them, support them on all their endeavors. So wine, which is one of the typical, you know, like Italian wine, you say Italy, you know, is that right? Wine? Yeah. Oh yeah. It's a typical product from Italy. So, so what do you expect from tonight? Because I see we have like you know, dinner, and then we dance. Well, I expect a good time, great food, and great people. Okay. So, do you speak Italian a little bit? No. Okay. So we have somebody else. I have to say bye, but see you later. Thank you very much. And we have somebody else. Thank you. We'll come up on the red carpet. Buonasera. Molto piacere. Buonasera. Vorrei fare un augurio anche per tutti i paesani che sono a Carini. Vorrei veramente fare un augurio di Natale per tutti. Vorrei fare un augurio di Natale per tutti i compaesani di Carini. Sì, parente, mia madre, mia sorella, mio fratello, e gli faccio un augurio a tutti e un felice anno nuovo per tutti. Grazie, buonasera a tutti, ciao. Anche perché appunto ci avviciniamo al Natale, guardi quante stelle natalizie che abbiamo qui, voi non potete vederle, però noi sì, sui tavoli, decorazioni natalizie, bellissimo, ma oggi... È una giornata speciale, giusto? Sì, è una giornata speciale per tutti noi che siamo tutti di Carini, che siamo in questa festa. Purtroppo abbiamo organizzato questa festa dei carinesi e diciamo un augurio per tutti voi a Carini, che siete tutti compaesani di Carini. Per tutti voi un nuovo augurio e un buon Natale e buon Capodanno. Auguri per tutti, auguri. Grazie. Buone feste. Ok, grazie, e facciamo salire un altro degli sponsor della serata, perché questa sera, come vedete, abbiamo tantissimi sponsor. Prego, buonasera, bellissima. Il suo nome? Jennifer. Jennifer, oh, I'm sorry. So I thought you were... Italian, so look straight to the camera. So what do you expect from today? And are you're in a sponsor, right? So tell me more about your business. Sure, it's Land Rover Cherry Hill. We sell new and pre-owned vehicles for Land Rover and other luxury models. Mm-hmm. So, and how is associate with Carini IOD? So Land Rover has been a sponsor for many years, and it's such a great cause here. We love sending money back to Carini. We have very close friends and family, so Land Rover is a proud sponsor. Mm-hmm. Okay. What do you expect from tonight? Are you going to dance, have fun? Did you join? Already we had a buffet. Yes. I think our favorite thing about this is the culture. And there's so much about Land Rover that's an amazing culture. It's so much about Carini. We just love the kind of family and just warm happiness of the night. Okay. Are you Italian in America? I am not. Uh-huh. But you're still wonderful, so... Yes. You know, we have all people. We will enjoy the Italian food very much. Exactly, because, yeah, and then... It doesn't matter if you're not from Carini, because we heard, like, there was a gentleman here explaining that to be a member, you don't have to be exactly from Carini. You can have, you know, you can join, it's free, and all those things. So, okay, so we probably have somebody else coming up. Thank you so much. It was a real pleasure. See you later. Il consigliere sponsor, il signor? Mazzamuto. Buonasera. Buonasera. Allora, so che Carini, ieri, oggi e domani, cioè ieri perché il futuro, il passato, ieri il passato, che ci ha il posto che ci ha dato i Natali, il paese che ci ha dato i Natali, oggi cosa ci aspettiamo, cosa facciamo oggi per i nostri figli? Oggi, per crescere e riunire tutti gli italiani in America, e no?
e stare sempre uniti, che è una cosa bellissima, veramente, no? Esatto. Quindi è tipo, questa associazione mira all'oggi, al concreto e al domani, al pianificare, a unire. Esatto, a domani, che sempre tenere uniti tutti i carinesi, che ci teniamo tanto, no? Veramente, no? È una cosa bellissima, che poi ci vediamo con persone che da tanto tempo che non ci vediamo, no? E siamo sempre come essere al nostro paese, di Carini, vicino. Esatto, perché ci sono un sacco di persone from Carini. Esatto, sì. E quindi io, vabbè, le auguro di avere una bellissima serata, ci vediamo dopo. Anch'io. Grazie. Auguro a tutti di divertirsi e una buona serata, grazie. Grazie, è stato un piacere. E facciamo salire il consigliere, il signor. Io, Giovanni. È un piacere questa sera di essere qua, è veramente una bella serata, ci sono tanti amici, tante persone che conosciamo, cerchiamo di introdurre di più persone per questa gala, per riunirci di più e per fare una cosa più bella, per sponsorizzare di più cose facciamo, possiamo aiutare anche persone, Carini, aiutare persone povere, fare delle certe cose belle. Perché esatto, Carini, vorrei ricordare, è un'associazione culturale, è un'associazione che raccoglie fondi per aiutare, giusto? Mi parli un po' di questo. Questo noi abbiamo fatto tante cose per adesso, abbiamo fatto l'Urnia del Crocifisso e il Santissimo Crocifisso, abbiamo fatto come un mini event per handicappati di bambini che ci sono e avevano molto di bisogno di queste cose. Poi tante cose abbiamo fatto. Scusi. Sì, va. So anche che nel 2010 avete aiutato i terremotati, giusto? Italiani, i terremotati d'Abruzzo con $10,000. Sì, $10,000 anche per questi. Comunque cerchiamo sempre di involgere di più persone possibile in questa Carini OD, sempre cerchiamo di sponsorizzare di più persone. Cerchiamo del meglio, sì. Grazie. Grazie, anche perché comunque Carini OD è un'associazione che è volta al diciamo al miglioramento del paese, al far conoscere un comune siciliano, per la cultura, l'arte, comunque una cosa bellissima. Molte cose belle là, Carini, molte cose belle che non ci dobbiamo dimenticare nessuno. Comunque vi salutate a tutti, a Carini, amici, parenti, e va bene, grazie a tutti, ciao. Grazie, ciao, grazie ciao. Mille, è stato un piacere. Il prossimo che salirà sul red carpet è il consigliere sponsor, signore Francesco Failla. Quindi ci diceva che lei è... Oh, eccolo, è qua nel banner, l'abbiamo trovato. Esatto. Ci parli un po', insomma, del suo business? Sono sponsor di Regio Italian Pizza e sono comunque consigliere della fraternità IOD e sono grato di farlo per tutti noi carinesi che viviamo a Carini, negli Stati Uniti anche. Quindi lei è carinese, è nato a Carini? Sì, esatto. Cosa porta qui in America dalla Sicilia? Cioè, cosa le manca? Il mare. Vabbè, il sole, il mare, il limone, l'ulivo. Esattamente, un po' tutto. Ho letto sul sito che c'è praticamente una lettera, mi pare, del presidente dell'associazione che dice che la Sicilia non è più come prima, che non ci sono più... è cambiata. Sì, è cambiata, è più modernata, ma può ritornare come prima anche. Cos'è dovuto questo cambiamento, secondo lei? Tecnologia, la nuova gioventù, la nuova etera. Ok, e la ringrazio, grazie per essere stato qui con noi. E adesso invito un altro sponsor a salire sul red carpet. Buonasera, allora vorrei il suo nome? Tony Randazzo. Tony Randazzo? John Frisi. Ok, innanzitutto venite un po' più in qua, dobbiamo stare un po' più in camera, centrati. Allora, parlatemi un po' del vostro business e cosa fate qui questa sera, come insomma state supportando l'associazione. Well, we're Savona Stavola, unfortunately. We are a food distributor. Mm-hmm.
We supply to all the restaurants, pizzerias, and you know, we figure we support the club, which I'm a member also, and you know, make the best of it. Yes. We're happy to be here for such a wonderful event. We've been here since it started, year after year. Oh, are you guys Italian? Sì, io sono di Carini. No, I don't speak Italian, no. Solo inglese. Solo inglese. It's okay, don't worry. We're going to speak in English. But so what does it mean, Italy and Sicily, for you that you're not, you know, you're not Italian, but you're here with us. So what does it mean, our culture? My father's Napolitan, and a lot of our customers, Savona Stavola customers, are Sicilian. So they're like family to us. Okay, vi ringrazio, thank you very much to be here with me. So now I have to ask somebody else to come up. Thank you so much, see you later. Ci vediamo dopo, ecco, e sono qui con il signor. Hello, how are you? Hi, how are you? Wonderful, great. What is your name and what is your role here? My name is Jimmy O'Neill, and I am the representative of Fontanini Italian Meats and Sausages. Meatballs, sausage, yes. And we have all types of, you know, of all Italian and ethnic other foods. So you promote our culture or food? Yes, I do. Yes, the pizzerias and restaurants and retail stores all over America. Mm-hmm. Where we can find it in a specific, in the East Coast? Are you in New York? New York, the whole country, and all the servicemen. And in fact, we're in other parts of the world too, wherever any of the armed forces are. Okay, so tonight is a special night, right? Because today, tonight we are with the Carini. What represent for you this association? Well, it's a lot of great friends, a lot of great people, a lot of wonderful friends I've made here, and I very support them very much. Very much, okay? Because they are doing great things, yes. Right, for yes. Our culture and Sicilian culture. Yeah, a wonderful, wonderful group, wonderful culture, okay. Wonderful country. Thank you. Well, thank you so much. And then, bye, see you later. Okay. I will ask somebody else to come up. And ciao. It was a real pleasure to meet you. Il presidente dell'associazione. Buonasera. Grazie molto. Would you like to speak English? Let's speak in English. Yes. What is your name? My name is Salvatore Delisi. Mm-hmm. I've been president for the last year. I have one more year to go. I'm very pleased with the association. I'm very pleased to each one of them of the Consiglio, which is I'm very proud of it for the last 6 years that I've been together with the association. We've done many things to help people. We have done, I know a couple people probably already have mentioned, but we had donated a Pullman for disabled people. We also, this year, to the same organization, we are sending baskets to them for the people who doing basically volunteer. And now, we are so proud of that. I want to mention to a couple of the people who has donated besides from us. It's the Pino Pistone from Espert. He pays the insurance for the vehicle that we donate to them. We also want to say we are so sorry that our vice president not could be here because his daughter's going to have a baby. And congratulations. Well, congratulations to him, but he's my great friend, a good person. We love him to death, and we want to see him soon. So what is the name? The name of Franco Armetta. The vice president. Franco Armetta. Oh, Franco Armetta. Okay, so if he's going to watch the video. We want him to see that we think of him, we love him, we wish that he was here, but for a good call, mm-hmm. He won't be able to be here. Okay, so what does it take to be a president? A good leadership. Mm-hmm. And sometimes it's hard, sometimes it's not. But we try to do the good things, and we try to get along together, and we get there. You know, speriamo che con il tempo tutto si fa bene. And how long
long a president can be in charge? Two years. 2 years. Every 2 years we do the election. Okay. I know that you have a statuto. I don't know in English how you call it. Well, we statuto in Italiano. Mm-hmm. You know, it's basically rules and regulation. Yes. You know that we all have to respect. Exactly. So, what are the regulations of this association? Well, before we used to, we were trying to get a fee from them, but now we do it for free because we want everybody to join. We want everybody to support us, not just us, but their self, for their own country, for the culture that we come from, and not just the culture, but also the tradition. You know, we're trying to get involved with some kids of us, you know, like my son or anybody's son. You know, we want it to be joining, so hopefully they took over our territory and maybe make it better possible. You know? Exactly. Because let's explain. Carini, ieri, oggi, domani. I was telling to the guy who was here, the sponsor, before. So I was telling him that ieri, it's like yesterday. Yes. So where we come from a place, Italy, Sicily, that give us birth. But we want to continue to, you know, be better every day. I'm hope that if I'm in this committee, that those IOD would never die. Oh, exactly. Italian culture bring up the Sicily is the heart of Italy. You know, the Italian culture and heritage. It's been a patient mine from the very first day that I got introduced to this. So I will never give up. So oggi, today, is what Carini is doing. So bring every year we bring all these people together and explain to them that what they've done for us, you know, or for Carini, or D, I should say, is very valuable to a lot of people. In actually, we're not doing nothing. I mean, we're doing something in Italy. We're doing something here. Anybody that has needs help, we're there for them. Mm-hmm. And tomorrow, cioè ieri, oggi e domani, cosa ci aspettiamo dall'associazione? Sperando che i nostri figli prendano il nostro posto. Thank you very much to be here with me, and see you later. So now we welcome these two gentlemen. Okay, I will be in the middle. Okay, saluto in italiano o in inglese? Facciamo in italiano, la nostra lingua. Ah, ecco. Che è la nostra lingua madre, anche se siamo qui in America, la nostra lingua è l'italiano. Perché non so, qui parlano sia inglese che italiano, no? Siamo italo-americani, siamo italiani. La nostra madrelingua è l'italiano, anche se viviamo qua in America e di conseguenza l'americano è... No. O il siciliano. Sì. Sì, con lo sogno. Però non vi ho chiesto i vostri nomi, diteli agli amici. Allora, Salvo Marsala, sono il tesoriere dell'associazione. Mm-hmm. Maurizio Randazzo, un consigliere. Ok, allora è un evento importante, annuale. Io so che l'associazione è nata nel 2009. E per idea di chi? Allora, è stata fondata da un gruppo di amici carinesi che si pensava l'idea di fare un gruppo per cercare di mantenere le nostre radici e dare di fondo un pochettino di arte e cultura carinese. Il presidente fondatore è stato il nostro amico Aurelio Conigliaro, il vicepresidente Antonino Lopresti, segretario Vito Badalamenti, io come tesoriere, e poi c'erano gli amici consigliere Vito Bua, il signor Giuseppe Lombardo, Federico Davi e Stefano Mandino. E poi subito dopo ci siamo associati altri membri come Maurizio Randazzo, Salvo De Lisi, il nostro amico cavaliere Salvatore Ferrigno. E poi con l'andare del tempo l'associazione è andata sempre più a crescere, vedendo che il lavoro è stato sempre un pochettino molto... siamo più impegnativi, abbiamo pensato di fare il direttivo un pochettino più largo e abbiamo messo altri membri nel board direct, nel consiglio direttivo, con il nostro amico Salvatore Russo, Paolo Randazzo, c'è tutta gente che io anzi personalmente vorrei ringraziare anche per essendo anche membri associati del passato, ma sono sempre supporto dell'associazione, danno un grandissimo contributo, quando sono disponibili vengono ad aiutarci.
certe persone che non sono qua, anzi colgo l'occasione di poter ringraziare per lo supporto con il nostro amico consigliere Angelo Genova, che stasera non è, che salutiamo, un saluto, Giuseppe e tutti gli altri consiglieri che stasera non sono potuti essere presenti a questa bellissima manifestazione e purtroppo per motivi molto più importanti non sono qui presenti. Però è un'associazione che ci auguriamo durerà il lungo possibile, anche perché è nuova, è nata appunto nel 2009, quindi ce ne ha di strada. E cosa ci aspettiamo sia dal futuro e quando e dove è nata? È nata in Sicilia o è nata qui? Ma veramente è nata qua, è qua in America. E il futuro più che altro, non diamo di solito quello che possiamo fare per aiutare la gente. Siamo un gruppo che ci riuniamo di solito spesso e quindi decidiamo che c'è bisogno di aiuto in certe cose e sì, quindi facciamo il più possibile per aiutare la gente che ne è necessario di avere certe cose. E anche perché i giovani hanno bisogno di supporto, diceva, i giovani, aiutiamo i giovani che in Italia... Ma i giovani più che altro per non fargli perdere la nostra tradizione, i nostri valori della vita. Quindi siamo ragazzi che noi ci teniamo a queste cose e cerchiamo di fare il più possibile per mantenerle vive più che altro. Perché oggi come oggi si dimenticano tutte, ma è normale, no? Avete anche l'associazione anche in Sicilia o si tiene luogo solo qui in America, negli Stati Uniti? No, l'associazione praticamente è stata formata qui in America, però abbiamo fatto un gemellaggio con il club di Brooklyn, quale saluto, mando un grandissimo saluto e speriamo che nei prossimi eventi ci sarà occasione di fare un bellissimo gala anche con loro e lavorare assieme per mandare questo progetto avanti, perché non penso che solo carini della Pennsylvania, del New Jersey, ma anche carini di Brooklyn, di New York e di tutti gli amici che sono qui, diciamo, qui negli Stati Uniti. Esatto, io mi metto nei panni del nostro audience, del nostro pubblico, di quelli che stanno guardando, i nostri ascoltatori, video ascoltatori adesso, vabbè. Però volevo sapere se avete intenzione di aprire un gruppo che anche sia italiano, per la cultura italiana e non solo nello specifico della Sicilia. Ma secondo me noi siamo... vogliamo cercare di portare questi tutto avanti, però più che altro necessitiamo anche aiuto. Certe persone credono che è una cosa semplice, non è semplice, è un po' difficile, specialmente quando non trovi l'aiuto giusto. Quindi sarebbe bello se qualcuno ci aiuterebbe, non deve partecipare solo deve partecipare per aiutare più che altro, e dire cose che noi possiamo aiutare le altre persone, partecipare nei confronti siamo solo 12 noi, cerchiamo sempre di fare anche di più. Ci vorrebbe qualcuno anche che dicesse che volete, che come vi posso aiutare. E sarebbe una cosa bella, perché in fin di conto noi non facciamo altro per aiutare i nostri bambini, la seconda generazione, per fargli ricordare chi siamo noi. E più che altro, come si dice, sarebbe bello se ci sarebbe un po' di aiuto in più. Ma noi andiamo avanti e cerchiamo di fare il più possibile e non ci discoraggiamo per niente, perché Salvatore... guarda che c'è qua, come si fa a dimenticare Sabato? Quindi saremo più, come si dice, siamo sempre attentive di fare più che altro possibile. Ok, grazie mille per essere stati qui con noi. La ringrazio per questa intervista e pongo un saluto a tutti i nostri amici paesani, a tutte le persone da Carine, da tutto il mondo, tutti i carinesi che ci vedono, e colgo l'occasione per proprio voi, da parte dell'associazione di Carine oggi e domani, un aiuto a un saluto a tutti i carinesi che ci seguono, ci stanno vedendo in diretta. Grazie. Volevo sapere anche se c'è una mail dove possono contattarvi nel caso volessero aiutarvi. Carini ieri, oggi e domani, carini.iod.yahoo.com. E c'è anche il sito internet, quindi andate su Google e digitate Carini ieri, oggi votate. E domani. No, e è carinivirtuale.it, dove carinipuntuale.it è il nostro sito ufficiale, dove noi mettiamo tutte le nostre informazioni, gli eventi e quello che l'associazione svolge durante l'anno, nel corso dell'anno.
Ok, grazie. Allora salutiamo gli amici di Sei Italia TV e noi ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo con l'intervista, forse adesso partiranno i filmati della festa, quindi vedranno tutta la festa. Grazie. Un saluto a tutti, saluto a tutti. Grazie. Grazie, grazie. Ciao, ciao, a dopo. Ciao, a dopo. Un catacchi in cielo, tutti i tuoi peggi contano errori, così presenza che sparda lo velo, chi mi ricorda sta storia d'amore, cantava
spiritato nunca tá aqui no cielo. Tutti i tuoi peggi contano errori, così presenza che sparda lo velo. Chi mi ricorda sta storia d'amore? Cantava d'amore un grido cantato, cantava d'amore allo soggicchio adorato, cantava d'amore felice e contento, cantava d'amore e non contava il tempo. Sabato scuro d'un mese assai fritto, venne il tempo della morte d'un grido, sparato a pavento un cielo fuoco d'amore, chino di scanto e d'immenso dolore, la baronessa granciore d'aprile. Ardenti soccorri all'unico amore covato di dica, ed ora ho solato lo vidi chi morì. Cantava d'amore un grido cantato, cantava d'amore allo soggicchio adorato, cantava d'amore felice e contento. Con gran meraviglia di tutto il mondo di chianci e dolore, la morte d'un ciuri per colpa d'amore, ripli di baci di figli assassino, non t'abbastaro le grandi ricchezze, lo potere, l'uomo, l'orgoglio infinito, di lutto sanno, sicchino di stizzi. Cantava d'amore un grido cantato, cantava d'amore allo soggicchio adorato, cantava d'amore felice e contento, cantava d'amore e non contava il tempo. Eccoci sempre in diretta dal The Marion Hotel, con l'apertura della cerimonia e l'inno nazionale italiano cantato dalla band italo-americana Oasis. Quindi non aspettiamo altro che sentirli cantare e suonare. C'è aria di festa, tutti si stanno apprestando a sedersi ai tavoli. È grandissima l'eccitazione per questa serata. Ci vediamo tra pochissimo. Yeah.
Associazione Carini ieri, oggi, domani, il signor Pietro Cracchiolo. Allora, cosa si aspetta dalla serata e in quanto, da quanto è in carica? Quasi 5 anni che sono in carica e sono veramente molto orgoglioso di questa associazione e speriamo che continui sempre, perché aiutiamo assai persone di bisogno. Anche noi siamo molto orgogliosi che voi state rappresentando, insomma, la Sicilia e anche l'Italia, perché come dicevo prima la Sicilia è il cuore dell'Italia, no? Con tutte le tradizioni, ha tanta buonissima cucina, tantissime opere d'arte. Esatto, e questo è il nostro lavoro, per aiutare la nostra Sicilia, perché è un paese meraviglioso e questo lo sappiamo tutti e facciamo sempre il nostro meglio. Allora, dicevo, tra poco ci sarà l'inno nazionale. Sì, quello americano giustamente e quello nazionale, quello nostro. Esatto, ovviamente. Perché noi comunque siamo italo-americani ormai, l'inno americano e l'inno italiano ci rappresenta in tutti i sensi, perché siamo proud to be Italian, orgogliosi di essere italiani, però sempre con, diciamo, un senso della cultura, della nostra, delle nostre origini, del paese che ci ha dato i natali. Esatto, il nostro cuore è sempre là. La terra non si dimentica mai, giustamente avevo 35 anni che sono qua, però il pensiero è sempre là, ovviamente è così.
Quindi lei è nato a Carini, proprio nel comune di Carini? Sì, il comune di Carini, esatto. Ho venuto qui in America quando avevo 14 anni. Wow, molto giovane. Sì. Comunque, speriamo che abbiamo una bellissima serata e... Poi ci sarà? Ci sarà la pasta, giustamente, dopo ci sarà l'insalata e dopo ci sarà la cena con un poco di misto e bevere a volontà. Ma io volevo chiedere, ma sono piatti siciliani tipici o...? Oh sì, questo sì, a tutte le parti. O carinesi? Carinese, sì. Sempre così facciamo, perché la nostra tradizione non si dimentica mai. No. E qual è il piatto... suo preferito è quello tipico carinese? La pasta a forno. Sì, sì, la pasta a forno è quella che non si dimentica mai. Sì. Va bene. Allora, io la ringrazio. Ci vediamo dopo. Sì. E grazie mille per essere stato qui con noi, aver parlato ai nostri amici di Sì Italia. Sì. Un saluto. Ciao a tutti in Italia, carini, Sicilia a tutti e un buon divertimento. And looking to see you next year. Yes, next year, yes. Ok, grazie, grazie. Piange Palermo,
Ed eccoci tornati sempre qui al The Mario Hotel. Tra poco il presidente parlerà, infatti alle mie spalle c'è già il... hanno preparato tutto il microfono, le luci. Volevo un attimino condividere con voi il carini io di gala Sunday December 6, 2015 a The Marriott, la lista, il menù, con tutte insomma la schedule, gli orari, con le cose insomma previste per questa sera. Alle 4:30 c'è stato il cocktail hour, quando noi stavamo insomma intervistando. Alle 5:30 ci sarà, adesso non so che ore sono, me lo dite voi, io non ho l'orologio, sono le 6, ecco, dalla regia mi dicono le 6. Tra pochissimo il presidente parlerà, come dicevo, e non vediamo l'ora di sentire appunto cosa ha da dire a proposito dell'associazione, che a parere mio, ma non solo mio, penso tutti gli italiani e i siculi, i siciliani in America e non solo in Italia, siano e devono essere proud, orgogliosi di questa magnifica iniziativa. Vabbè, io poi volevo svelarvi anche nel futuro cosa ci sarà alle 6:30. Vabbè, si inizierà appunto a mangiare, cena, dinner entertainment, e alle 9:30, finito di mangiare, ci sarà la conclusione dell'evento. Quindi sempre volevo ricordare che l'entertainment, la serata è stata... sarà insomma a cura anche del gruppo musicale Oasis, un gruppo italo-americano che si sta preparando già con gli strumenti, e vediamo, io li ho conosciuti, sono gentilissimi, bravissimi, di origine italiana, e non vediamo l'ora di ascoltarli. A dopo. This time we kindly have everyone's attention. We'd like everyone to please find your proper seating as we're about to begin tonight's festivities. Once again, everyone please find your seats. Thank you. Signore e signori, signori, sono pregati di prendere posto. Grazie. And at this time, before we begin this evening's festivities, ladies and gentlemen, we'd like you all to please rise as we acknowledge our American and our Italian national anthems. Signore e signori, l'inno nazionale. Oh,
Please take your seats. It's been a very special video presentation for all of you this evening. So please direct your attention to the video screen above the bandstand. Thank you. Carini, ricca di storia millenaria, con la quale ha lasciato tracce indelebili nella storia della stessa Sicilia. Carini si è sempre distinta dalla sua. Attacchi il cielo, tutti i tuoi peggi contano errori, così in presenza di... Signori magi, chi finisti affari? Signore figlie, vi vengo a ammazzare. Oh,
This time, I'd like to call to the microphone Consigliere Giovanni Aiello. Nice round of applause from the microphone for the rest of your introductions, please. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti alla sesta gala di questa associazione. Perché questo video iniziale? Sicuramente per mettere in evidenza la nostra storia. Qualcosa che ci appartiene e che non dobbiamo dimenticare. Pensate solo per un attimo al passato e alle nostre radici. Capirete che ne facciamo parte e che la storia fa parte di noi. Io, come tutti voi, voglio esserne orgoglioso e voglio continuare, anzi dobbiamo continuare a propagandarla per tutte le generazioni future. Detto questo, accogliamo con un applauso il nostro presidente Salvatore De Lisi. Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra sesta gala di Carini IOD, ieri, oggi e domani. Noi come carinesi, prima e poi l'associazione, dopo che dobbiamo tramandare la differenza, la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni. E parlando della nostra storia e tradizioni, il contributo dato da tutti voi per avere contribuito nella salvaguardare la bene artistico come quello del restauro della Lurnia del Cristo morto a Carini. Significa per la sua importanza storica, culturale. Si ringrazia anche alla dottoressa Mancino per il suo lavoro, Vito Badalamenti come ex presidente dell'associazione per aver suggito facendo spola tra Stati Uniti e Carini. Il lavoro tra noi e la Mancini, ma grazie
personalmente a tutti voi per avere contribuito su questa generosità nei momenti di bisogno. Volevo ringraziare a tutti i sponsor. But let me say that in English for people that don't understand Italian. We appreciate your support for every each one of you who are in here today for support Karina you did in this event and hopefully for many years to come. Grazie. Ora vorrei chiamare tutti i consiglieri responsabili. Unfortunately, our dear friend Franco Armetta couldn't be here. We miss him terribly. Great guy, good friend. Salvo Marsala, tesoriere. Pietro Carchiolo, segretario. Maurizio Randazzo, consigliere. Pino Amato, consigliere. Il nostro amico Vito Bua non può essere qua perché c'è stato un patrimonio a Carini, non ho potuto venire. Vito Badalamenti, consigliere. Nostro amico Aiello qua, Aiello, consigliere. Angelo Geno non ha potuto venire in questo evento, consigliere. Nino Lopresti, consigliere. Franco Failla, consigliere. Tony Cusumano couldn't be here as well. Consigliere. And Vito Matsamoto, consigliere. This time, we'd like to honor a great person. Their roots is from our town, Carini. Grandparents came from there. He will probably can do better than me. He will explain his roots and also he will explain to us what he has done in many years in the United States. I'd like to present Mark J. Bayada as Man of the Year. Good. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for this wonderful honor to be the Man of the Year from Carini. In some ways, I'm humbled, I'm honored. My grandparents came before World War I, and I think most of you here came after World War II. And through you, I feel a real strong and deep connection to where my family came from. I joined here tonight, so with my brothers, right here, I'm with Michael. Michael, please stand. This is Michael Bayada, right? He just arranged a family trip with our cousins to go back to Carini. We were there in October. So we had a fresh back from our third trip over. My next brother, Matthew, he went with us, Matthew Bayada. And Mel Bayada. We just went over, and there's also there's six Bayada sons all together. So we really honor and have always felt close to our Italian roots. I want to give you a little bit of my history. My grandparents came over before World War I. My grandfather, Giuseppe Bayada, was the barber in Riverside, New Jersey.
and he married Caterina Bua. Both were born in Carini. They had two brothers, married two sisters. So Peter Pietro Beata was the barber in Riverside, and Rose, his wife, was my grandmother's sister. And I live with my grandmother most of my life, so was very close to her. My father was born here, didn't speak Italian, but always had a closeness with it. Never passed on too much of the heritage, except the value system that he passed on. Didn't make our first trip back to Carini until 1985, when he was older in life. So really, we started to reconnect to the past that we had. So I picked up a few things that I'm connecting the dots to the past where I came from, and I want to share what I've learned from Carini. These are things I think passed through my grandparents to me, that everybody who's here who was born there probably shares the same as me. One, family first. Family first. Spend time together, love and help each other, and be tolerant. Be tolerant of each other. We're all different, and families are crazy, but they're our family, and we have to take care of them. Two, we came to America to make it, to have a better life, to get ahead. That's what happened to me, and I think here of you, you're all working hard, you're trying to make it in America for a better life, and by everyone I've met, you all been great successes, and I'm proud of you. The next, hard work. I learned nothing happens unless you work hard. Nothing happens unless you work hard. And I think all of you, I feel I share that with all of you. Most of you are many entrepreneurs in the food business, and that's not easy work. Nothing happens without hard work. My grandfather was a barber. My grandmother did piecework, working in the mill. They had hosiery mills in Riverside, New Jersey. And she slept 4 hours a night. All they worked hard through the Depression to take care of their family. And I grew up with Depression stories. You don't know how hard it was during the Great Depression in the 1930s. These are Carini people struggling. They came to America and the Depression hit them. They didn't know what happened, right? But they worked hard and they survived. Another thing I think I picked up from Carini was confidence, resourcefulness. Hey, we're smart, we'll figure it out. You have a problem, you work your way through it. You work your way through it. Life can't get you down as long as you're willing to use your head and be resourceful and do what you got to do to get where you got to go. So there's a certain confidence that I sense it from all of you. I sense this confidence that you're here, you're going to make it work, and you're only going to make things better for you and your family. God bless you all. The next is a respect for the church and for the values it presents. My father didn't go to church. He wasn't that big of a church person, but he was very respectful of the church, and we were just back in Korea, I could sense the sense. Love each other, be a good person, be kind. Not necessarily all the rules of the church, but the basic values I felt were strong with in Carini, my family, and all of you. Also, I have to say, entrepreneurism. How many entrepreneurs, how many people have their own business in this room? Raise your hands, let's see it. Wow, a lot of entrepreneurs here. Everybody in my family I knew had my grandfather with a barber shop and another barber shop. My father had an insurance agency. Uncle Frank in New York, he had a printing plant. We had more money than God. So everybody is entrepreneurism is abound. And this is America, the land of entrepreneurism. So I feel I got that from Carini. And then I could start my own business, build it up. We now have 23,000 employees across the country, and now we're going into foreign countries. And it's that same spirit that I picked up in Carini. But I started earlier. You guys have great futures ahead of you, and your children do too. So I want to thank you. I love the name Carini IOD. Yesterday, today, and tomorrow. Let's all of us remember the values of Carini in our families, the yesterdays in our lives. And let's apply it today and put those values to work. And if we do, our tomorrows will be better than they are today for ourselves, our children, and our grandchildren. Carini IOD, thank you very much. I'm so proud and honored to be with you.
Carini IUD and honor Man of the Year Mark Bayara in recognition of understanding accomplishment of the naval example of his for his peers and entire community. Ed eccoci qua, siamo tornati. Allora, innanzitutto abbiamo sentito cosa hanno avuto, soprattutto il consiglio ha parlato. E ora vi saluto da Sei Italia TV, è tutto. Ci vediamo alla prossima. È stato bellissimo. Grazie per averci guardato e seguito.